Buonasera amici, sono sempre io, ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Oggi siamo andati a casa di una ragazza di Roma che purtroppo viene attaccata con queste tecnologie di controllo e manipolazione mentale. Abbiamo fatto tutte le analisi possibili, abbiamo fatto l'elettroencefalogramma alla ragazza, abbiamo fatto l'analisi dei campi elettromagnetici, abbiamo fatto le analisi con i misuratori di campo e abbiamo riscontrato quello che succede sempre a tutte le case delle vittime che vengono attaccate con queste armi a frequenze ad onde convogliate. Purtroppo abbiamo riscontrato i campi magnetici fortissimi sul corpo della ragazza, campi magnetici in alternata, abbiamo riscontrato che gli manipolano determinate frequenze del cervello a causa proprio di queste radiazioni che gli creano una destabilizzazione fisica e psicologica, perché purtroppo gli attacchi, surriscaldamento, raffreddamento del corpo, intontimento, bruciori, ustioni sul viso, questi attacchi purtroppo creano gravissime destabilizzazioni fisiche e psicologiche. Adesso lascio la parola a questa ragazza. Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessia, sono di Roma. Come vi stava dicendo Emiliano, sono esattamente 2 anni dall'inizio 2016 che sto vivendo questa situazione molto triste. Da un anno circa sono aumentate questi attacchi. Io sto vivendo addirittura un deperimento fisico dovuto da questo bruciore. Ho continui picchi di narcolessia che mi fanno addormentare spesso e volentieri anche sui mezzi pubblici, mi attaccano e mi trovo addormentata. Dentro la mia abitazione non ci posso più vivere. Sono costretta a stare tutto il giorno dentro, fuori casa, in giro per centro commerciale, per mangiare, perché ho una forte telepatia alla testa. Sono una persona che sto vivendo come un registratore. Io vivo tutto il giorno dentro il mio udito, una forte registrazione, come se sono esattamente un registratore. Questo mi sta portando seri problemi nella vita di tutti i giorni, nei rapporti con mio figlio, con i miei familiari, con tutti i miei amici, con tutta la gente che avevo, che conoscevo. Non mi fanno avere più rapporti con i miei genitori e con mio figlio, e questo mi sta portando una, diciamo, depressione, non depressione, ma comincio a non sostenere più la situazione. Come ha detto Emiliano, la mia casa è completamente radiata. È un campo di proprio radiazioni elettromagnetici. Non posso momentaneamente poterla cambiare per situazione economica, per un umile lavoro, e quindi loro giocano su questa cosa che io possa essere costretta a stare in questa abitazione. Sto vivendo ultimamente un forte bruciore al viso, mi trovo molto scarnita, sono deperita e ho un dolore enorme alla testa, soffro tutti i giorni di questi forti mal di testa e bruciore sui sopracciglia. Ho riscontrato da parecchio tempo con varie cure, fatto varissime cure di cortisone, di osso, di una bruciatura sopra l'occhio sinistro. Spesso vengo attaccata su questo occhio, vengo presa e mirata su questo occhio e sull'orecchio sinistro. Vivo tutta la notte, non dormo. In continuo vengo, appena mi addormento vengo risvegliata. Sto sul letto
e mi trovo come se qualcuno ascolta la mia testa. È un registratore, è un fischio enorme. Ora io non comprendo. Tipo un acufeno o un ultrasuono. Guarda Emiliano, allora all'inizio era un acufeno, cioè era molto più leggero quando è iniziato. Ultimamente è diventato proprio forte, forte. Ci sono determinati momenti della notte, non so perché me lo fanno, ma arriva proprio il fischio a picco, proprio. È come se un fischietto, come il fischietto che mi suona un fischietto dentro l'orecchio. Poi si riabbassa. Cioè, questo picco di questo fischio altissimo è solo in determinati momenti. Non so perché se collegano altre cose o c'è una. Non guardo nemmeno l'ora perché se no non mi alzo tutti i momenti. Stanotte mi è successo 2 o 3 volte. Non era notte, ma andando verso la mattina. Andando Dalle 3 alle 6 di solito lo fanno questo gioco. verso la mattina, sì. Io non ho più rapporti, non riesco, ecco, forse oggi, dopo tanto tempo, sono queste persone che riesco a interagire avendole conosciute. Ci abbiamo visto sorridere 2 o 3 volte, che è una cosa molto importante. Io spero di riprenderlo, di ritrovarlo il sorriso. Ho contattato Emiliano perché nelle ultime 2 settimane purtroppo la mia condizione fisica sta diventando veramente assurda. Non riesco più a lavorare, sono molto debole. Fisicamente mi colpiscono le spalle, mi colpiscono le braccia. Oggi mi sono sentita malissimo, non mi reggevo in piedi, non so come ho fatto a finire il turno di lavoro. E più vado avanti questi giorni, più mi stanno indebolendo. Spero con Emiliano, con tutto il gruppo, con l'associazione, scusate, di arrivare a un perché di questo, perché dopo 2 anni ancora non me lo spiego. Spero con Emiliano di denunciare a ampio spettro, perché tanto ho capito, ho tentato in passato di fare denunce e mi sono ritrovata dentro un TSO, perché non volevano che denunciavo. E allora a questo punto mi domando, denunciare o non denunciare è la stessa cosa, perché comunque le torture me l'hanno peggiorate. Allora a questo punto non sto più zitta, non voglio stare più zitta e con Emiliano affronterò a spada tratta quello che devo affrontare. Adesso basta. Sono una mamma di 45 anni, ho un figlio di 23 anni. Cioè voi che state ascoltando, cioè le persone che stanno ascoltando adesso questa intervista, cioè vi vogliamo far capire quello che noi vittime dobbiamo subire 24 ore su 24 al giorno, e persone che vivono la propria vita, che vivono la propria famiglia, non possono più fare niente, vengono massacrati, frequenze, rumori, disturbi, allucinazioni, perdita del sonno continuo. Noi cerchiamo, attraverso questa intervista e testimonianza, di far capire alle altre persone quello che stiamo subendo. Stiamo cercando di unirci tutti quanti insieme per fare una denuncia collettiva e portarla in procura, perché i magistrati, i giudici, le forze dell'ordine devono incominciare a capire che ci sono dei deviati,
che operano attraverso le tecnologie satellitari, le tecnologie radar, e ci irradiano in continuazione con queste frequenze. Non siamo né criminali, non siamo terroristi, non siamo niente, e vogliamo capire per quale motivo veniamo sottoposti a questa sorta di esperimenti, a questa sorta di manipolazione. Vi ripasso la ragazza. Come ha detto Emiliano, precisamente, a oggi ci sono anche altre due amiche di Emiliano qui. Piango perché proprio il perché, mi domando perché ho meritato questo, perché mi hanno fatto questo, perché sono diventata un esperimento. Allora, andrò a fondo, cercherò di capire. Probabilmente c'è una calunnia, una diffamazione che hanno voluto creare per farmi questo esperimento. Perché sono stata sempre, ho lavorato per 18 anni. Mi sono lasciata divorziata da mio marito, ma ho lavorato. Mi sono cresciuta questo ragazzo. Finché purtroppo non ho incontrato gente sbagliata. E forse per il suo tornaconto, per i soldi, forse, non lo so, oppure mi hanno preso come capro espiatorio per i loro sporchi giochi, perché questo è un gioco molto sporco. Anche una sperimentazione che viene fatta su noi cavi umane, che rileviamo queste frequenze, purtroppo. E spero, con tutto il cuore, non so quello che riuscirò a recuperare di me, che con Emiliano riesca a riprendere un po' la situazione. Più che altro voglio affrontare questo perché io devo trovare una soluzione a questo perché hanno voluto questo, o voglio andare a fondo di capire se hanno forse fatto un furto d'identità e creato un'indagine per mettermi sotto questa sperimentazione. Perché la mamma, Alessia, che ero, non ha fatto nulla di male. Io non ho mai, mi sono mai avvicinata a droghe. Non ho mai, sì, bevevo un goccio di vino a pranzo, a cena. Come tutti. Un cristiano, come normale. E oppure sono, non sono stata mai alcolizzata o drogata. A oggi mi riscontro che mi vengono dette queste cose da persone esterne. Sì, forse è vero, perché ad oggi loro mi stanno riducendo così, con queste onde, queste cose. Io a volte vado in giro che sembro una drogata. Sono tonta, sono addormentata, mi fanno apparire agli occhi dei miei genitori. A te sei una drogata, a te stai drogata, a mio figlio. Mi stanno tutti scansando come un'appestata. Ed è vero, perché loro con questa tecnologia ti fanno diventare come se sei narcotizzata, e vogliono farti apparire quello che non sei, cosa che io mi sono mai avvicinata a niente di queste cose, e ho combattuto pure per mio figlio perché non le facesse. Quindi potete immaginare se le posso prendere io, quando io e mio marito lo abbiamo controllato fino a oggi. Io non ce la faccio più. Spero che Emiliano riesca un po' a ritirarmi su, perché la situazione mi sta peggiorando da sotto le feste. È incominciato proprio l'attacco più forte. Da Natale mi hanno messo sotto d'occhio proprio. Questo mi ero dimenticata di dirtelo, Emiliano. Come tutte le vittime che vengono attaccate nel periodo delle feste, perché noi vediamo tutti che escono, che comprano regali, sono tutti felici, e invece noi ci buttano giù attraverso la depressione forzata. E io invece da sotto alle feste ho cominciato a vivere proprio peggiore giorno per giorno. Questi attacchi. Il mio appartamento,
che ho detto anche Emiliano, peggiora dall'inizio di questa cosa. Prima avevano preso solo una camera da letto, la mia camera da letto dove dormivo, il che nel resto della casa riuscivo un po' più a stare. Dopodiché hanno capito questa cosa e hanno preso tutta l'abitazione. Quindi adesso dove sto nell'abitazione, non dormo, non riesco a starci. Quindi io prego Dio che con Emiliano riusciamo a trovare una soluzione. O con tutte le altre vittime, donne o amici di Emiliano che conoscerò e che riesca quantomeno, lotterò. E se riuscirò ad avere un resoconto di questa cosa che mi hanno fatto, andrà tutta per mio figlio. Me la merito e farò di tutto e lascerò questo ragazzo quello che ho passato io. Per il momento un bacio a tutti quanti. Forza, fatevi forza. Chi vive la mia stessa situazione, unitevi a Emiliano, contattatelo se potete, perché è vero, da soli non si va da nessuna parte. Io purtroppo da poco ho conosciuto e mi sono un po', diciamo, informata di queste situazioni. Perché purtroppo ho dovuto togliere internet, ho dovuto togliere, non ho più nulla, non ho più computer, non ho più il telefono. L'unica cosa che mi è rimasta è un cellulare che hanno attaccato anche quello. L'altro giorno abbiamo fatto un test proprio per vedere i campi elettromagnetici sul telefonino, erano fortissimi. E quindi ecco, questa è la situazione. Per quello che ho potuto con questo telefono, ho conosciuto Emiliano, ho conosciuto la situazione di questi esperimenti macabri che fanno, perché per me sono esperimenti anche un po' satanici, se vogliamo dirlo. Ho conosciuto Emiliano e un po' mi sto rincuorando per quel poco, in modo che almeno vengo alla luce di quello che mi fanno, anche se dentro di me già lo sapevo, perché comunque l'ho chiamato perché io già avevo capito la situazione. Emiliano già è da parecchio che cercavo di mettermi in contatto, ma non riuscivamo, però gli spiegavo che già stavo comunque sotto questo esperimento. Che dire? A volte si calpesta un piede malamente a una persona che ha potere. E eccomi qua. Il potere, e se hai il potere non giustifica i mezzi, perché un potere non è giusto che faccia queste cose. Per il momento spero di poter con Emiliano ridarvi testimonianze più belle, di poter che vi diamo testimonianze di aver trovato o almeno un minimo di soluzione e di uscire da questa cosa. Non so fino a che ce se la fa, però insomma ci proviamo, che ci lascino in pace perché siamo persone normalissime. E non abbiamo fatto del male a nessuno. Ringrazio molto Emiliano per questa intervista. E spero gli possa tornare utile a lui, che possa aiutarlo nelle sue ricerche e nella sua battaglia. Grazie a tutti. Allora, amici, avete sentito, insomma,
i problemi che stanno creando queste tecnologie, questi sistemi di manipolazione e controllo mentale e questi attacchi che ci stanno creando in continuazione. Molte persone mi hanno contattato, infatti il periodo di Natale e Capodanno, che venivano massacrati con queste frequenze fortissime, perché ovviamente il periodo delle feste è sempre quello più delicato, no? Perché le persone camminano per strada, vanno a fare i regali, il periodo praticamente delle festività è sempre una cosa più allegra, invece loro ci buttano giù, ci creano dei danni, delle manipolazioni cerebrali. E pensate che questi sperimentatori collaudatori guadagnano 8.000 euro di stipendio al mese in busta paga e 30.000 euro in nero, perché non possono far vedere che guadagnano queste cifre stratosferiche per fare esperimenti su cavie umane, per attestare e collaudare satelliti spia, per attestare e collaudare armi ad energia diretta ad onde convogliate, armi a fotoni. Pensate che quando abbiamo fatto l'analisi delle frequenze biofotoniche all'interno della casa di questa ragazza, le lampadine creavano delle radiazioni talmente forti che abbiamo dovuto addirittura staccare varie volte la corrente elettrica per vedere le fonti di amplificazione di questi armamenti, di queste frequenze, di questi disturbi. Questo è quello che ci stanno creando, questo è quello che stanno creando a centinaia di persone della popolazione italiana, a centinaia di persone irradiate con questi sistemi. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia e vi aspetto il 4 marzo, se non sbaglio, 2018, il nuovo incontro caffè Radio TV Web che faremo via Mazzacurati nel teatro Il Mitreo. Un saluto a tutti amici, inizieremo alle ore 15 fino alle ore 20, dopo le ore 20 faremo una cena buffet all'interno del teatro. Per adesso un saluto a tutti amici da ricercatore Emiliano Babilonia, contattatemi su vittime del controllo neurale @gmail.com per effettuare eventuali interviste e testimonianza e per avere dei contatti diretti con il mio gruppo e con i vari eventi che faremo futuri.